personaggio che innanzitutto molto poco diciamo profondamente schivo. E questo suo, non es questo suo essere schivo ne condiziona in qualche modo tutta una serie di comportamenti sia all'interno della famiglia che nelle situazioni calde del lavoro che svolge negli interrogatori con i suoi colleghi, con i volontari che lo aiutano. E mi ha ricordato un po' mio padre, cioè persona di poche parole, sempre nel pieno controllo di tutto quello che doveva gestire. Diciamo, io credo che sia uno dei personaggi più delicati che ho interpretato fino adesso. Infatti non riesco a descriverlo appieno perché per fortuna va visto e non raccontato. Senti, com'è vissuto questa storia? Ma innanzitutto venendo a conoscenza di qualcosa di nuovo, perché non ero a conoscenza di questo tipo di iniziative rispetto a queste situazioni, da una parte, dall'altra ero curioso di raccontare un personaggio non seduttivo, non carismatico, che non avesse le classiche così, cavallerie rusticane che mi accompagnano anche come narrazione musicale, le gesta, ma fosse semplicemente un uomo che fa il suo lavoro, che credo che è quello che in qualche modo questo paese spesso dimentica, cioè che fare il proprio lavoro è fondamentale nell'economia del nostro paese. Se questa libertà di fare il proprio lavoro, cioè quello per cui uno si sente portato, non è possibile farlo, allora non c'è legge, non c'è cosa che possa aiutare. Guardare anche l'aspetto umano del fatto e non fermarsi solo al lato professionale come fa il giudice. Sicuramente, perché quello sono due cose che vanno di pari passo. Cioè, io credo che il messaggio che questa fiction dà, questo film TV dà allo spettatore è quello di credere che la propria coscienza sia qualcosa che prescinda dal fatto che lo Stato ti possa o meno indicare la strada maestra. La coscienza ce l'hai perché la tua famiglia te lo permette, e la famiglia è in questo caso il centro, il fulcro di questa storia, non lo Stato, non il giudice.